Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. Anzi, buongiorno a tutti perché sono le 8:20 della mattina, è mercoledì 7 agosto, sì. Era il compleanno mio babbo. Infatti la sera siamo andati a mangiare fuori, ma eravamo solo io, mia mamma e no, mio babbo e Andrea, eravamo solo noi quattro. Poi invece sabato sera facciamo la cena con a casa dei miei, con i parenti anche di Andrea, quindi facciamo le cose un pochino più grandi sabato, e niente, oggi la mattinata è bella, io avevo visto le previsioni che davano nuvoloso, ci speravo, invece no, era un po' di sole, leggermente velato sui monti, ma generalmente è bello. Spero in domani, nella pioggia, non so, magari mi odierete, ma veramente non la sopporto più quest'estate, è troppo caldo. Ha fatto veramente un caldo già, non è che amo l'estate, preferisco dire la lunga l'autunno e anche l'inverno. L'estate proprio anche no. Poi quest'anno veramente ha dato il meglio di sé, temperature assurde, non ce la posso fare. Poi come per chi come me soffre di pressione bassa, penso sia l'inferno e vabbè. Io non vedo l'ora che arrivi settembre barra ottobre, quelle giornatine di settembre con le giornate belle limpide, l'aria fresca, dove si respira. Non vedo l'ora veramente. E nulla, oggi vlog, mi porto un po' con me anche se non farò grandi cose, penso che sarà un video casereccio proprio, casalingo. Niente, ora vado a fare giù colazione, apro a Tyson. E poi pulizie, una passatina veloce perché bene o male quelle belle profonde le ho fatte ieri e niente, ci riaggiorniamo dopo. Volevo dare una piccola info sul letto perché magari ci avete fatto caso, soprattutto nei video pulizie, no? Comunque sia, il letto l'ho sempre fatto vedere in un modo o nell'altro. Ebbene sì, questo è un letto, non letto. Se fate caso, c'è solo praticamente il materasso e sotto la come si dice, la rete a doghe, no? E manca proprio tutta la struttura. Allora, noi qua siamo in affitto, quando siamo arrivati c'era ovviamente, c'era tutto, ma era talmente brutto, ma brutto, aiutatemi a dire brutto, che l'abbiamo tolto subito, l'abbiamo messo su in mansarda, perché qui dovete sapere che c'è anche la mansarda, quindi abbiamo portato tutto su e l'abbiamo smontato. C'erano anche poi dei tipo poggiatesta che potevi tirare su, ma quelli veramente mi sembravano anche poco igienici, sinceramente, non mi allettava molto l'idea, anche Andrea, quindi l'abbiamo tolto. All'inizio avevamo pensato proprio di comprarlo subito un letto nuovo e poi col passare del tempo ci abbiamo ripensato perché comunque sì, anche così non ci dispiace. Siccome qua cioè, è una situazione temporanea, non si sa fino a quanto ci staremo e abbiamo detto sai che c'è, risparmiamo quei due soldini per ora che tanto bene o male ci va bene anche così, fa sembrare in qualche modo anche la stanza un po' più grande, ora magari così non rende, ma veramente sembra più grande la stanza. E quindi per ora la situazione è questa. Niente, vi volevo dire così, una piccola cosina.
progetti ci sono, vi volevo far vedere qua nel vlog anche delle cosine che ho comprato in questi giorni, ma anche un po' di settimane fa, e ve le faccio vedere qua in questo vlog perché non avrebbe senso secondo me fare un video a parte perché veramente sono proprio poche cose. Allora, la prima cosa che vi mostro è una cosina che ho preso da Piazza Italia ed è una gonnellina nera ovviamente. Di jeans, è questa qua. Non è tantissimo corta, ma neanche troppo lunga, anche se io veramente adoro le gonne lunghe, ma essendo alta un metro e un tappo, ovvero 1,58 m con le gonne lunghe che amo, ahimè, non mi ci vedo perché mi sembra che mi accorciano ancora di più. Vabbè. E quindi evito, ma non mi piacciono neanche le cose troppo corte perché anche con quelle non mi ci vedo, quindi cerco di andare sulla via di mezzo, leggermente sopra il ginocchio, a queste due tascone qua davanti più altre due tasche dietro. Ho preso una M, l'ho pagata 12,95 euro. In più a questa cinturina qua in vita, così da agganciare con un fiocchetto, e voilà. Questa è la gonnellina. Allora, poi prima di partire per l'Elba, non so se avete visto i vlog, se mai ve li lascio qua sopra se vi siete persi. Sono molto carini, andatevi a vedere. Sono passata da Calzedonia perché avevo urgente bisogno di costumi, dato che in casa me se ne salvava solo uno, quindi sono andata a Calzedonia. Ho speso in tutto 53,40 euro. Ho preso due costumi e allora ho preso. Allora, il primo semplicissimo, un due pezzi con la mutandina classica, quella proprio classicissima della loro linea Calzedonia, nera, mutandina basica, senza fiocchettini, niente brasiliana, proprio normalissima, infatti non c'era sconto e l'ho pagata 15 euro, mentre il pezzo sopra ci ho voluto abbinare questo qua, triangolino con un po' di imbottitura, a pois con questi volant qua sul davanti, molto carino, ho preso una M. Una terza e ok, questo c'era sconto, veniva 20 euro e ho pagato 6,10 euro in meno. Fate vobis i calcoli, come si dice. E poi quest'anno ero proprio andata in fissa con i costumi interi, quindi ho dato un po' un'occhiata e ne ho trovato uno che era veramente bellissimo, ovviamente molto colorato, quindi nero, e ho preso questa cosa bellissima, stupenda qua, con praticamente il monospalla. È un po' imbottito qua sul davanti. Ho preso anche di questo una M. Sì, ho preso una M. Molto carino il fiocchetto qua di lato. E questo costava 49 euro e l'ho pagato 24,50 euro in meno. Allora, vi devo dire la verità. Bellissimo, stupendo. Mi piace tantissimo. Però, sono sincera. Allora, il costume intero così è perfetto se siete una di quelle persone che va al mare, sta tipo sul lettino, prende il sole, anche se il costume intero prende il sole non è poi il massimo. Comunque, una di quelle persone che proprio si va al mare per rilassarsi, ok? Massimo una passeggiata lungo la riva. Per chi come me ama andare in vacanza e nuotare, lo sconsiglio vivamente. Io vi giuro, quando mi tuffavo credevo di rimanere nuda da un momento all'altro e non sto scherzando. Quindi per quello è un po' bocciato, però veramente mi piace troppo e bellissimo e me lo sono preso. Mattina mi sono vista con quella mia amica che si è sposata, ve l'avevo fatto vedere nel vlog, e ci siamo incontrate, è ritornata dal viaggio di nozze dalla Thailandia e mi ha portato questo pensierino. Allora, praticamente guardate carino, è questo contenitore piccolissimo in legno, ha sopra questi tre piccoli sonaglini e si apre e voilà! Guardate che meraviglia. Allora, così a primo impatto sembra un fiore, fiore vero. In realtà questo è un sapone. È il sapone che loro intagliano. Ma guardate com'è bellissimo. Questo colore sì, arancione e rosso. Sembra veramente vero. In realtà è un sapone. È un profumo veramente delizioso. Io lo metto qua, lo lascio aperto un po' e profuma un po' l'ambiente. Molto buono.
Ed ecco qui, sono andata sia da Kiko che alla Thun. Guardate carino che è il sacchettino, la bustina della Thun con questi disegnini. Molto carino. Allora, da Kiko ho preso, non pensate a chissà cosa, ho preso due cosine, di cui due cose uguali, e sono le seguenti. Praticamente ho preso queste maschere per i piedi, sono tutte e due uguali, costavano 2,79 euro l'una, totale 5,58 euro, c'era lo sconto del 22%. Sono queste maschere qua, Softening Fit Mask, Mask with Aloe Extract, e ripeto, sono tutte e due uguali, e in ogni confezione ci sono due paia di calzini, sono una specie appunto di calzini, non so se l'avete mai provato, imbevute di prodotto, voi ve le mettete ai piedini e le lasciate in posa, qua dice 10-15 minuti. Vediamo un po' come sono. Avevo già provato un'altra della Kiko per i piedi, ma era diversa. Non le ho trovate, le ricercavo uguale, non le ho trovate. Ho trovato queste, proviamole. Ha detto una, la proverà anche Andrea, vediamo un po'. Poi passiamo alla cosa bella scioccosa, ovvero la Thun. Allora, alzo un po' la telecamera. Io alla Thun non entro praticamente mai perché i prezzi sono esorbitanti, ma hanno cose molto carine. E sono entrata perché ho visto c'era uno sconto del 50% su quasi tutta la roba. Quindi sono entrata principalmente perché avevo visto una cosina già su internet. Sono entrata in negozio per vedere proprio faccia a faccia com'era e alla fine me la sono presa. Allora, questa è la scatolina. Guardate, bellina. Qua ho lo scontrino alla mano. Poi vi dico il prezzo, ma adesso apriamo. Allora, vediamo un po' che cosa ho preso. Innanzitutto è bello avvolto nella cartina. Aiuto! Vediamo se la Giulia rompe. Ok. Cartina così, con scritta Thun. E ho preso il seguente oggettino. Guardate che carina. È o non è un amore? Ovviamente io penso già al Natale. Guardate com'è bellina, campanellina di Natale. Ho preso questa qua rossa, ce n'erano altre due, di altre due colorazioni. Io alla fine ho scelto quella rossa classica Natale, con il classico simbolo della Thun, ovvero l'orsetto, con questo cappellino di Natale, in mano ha un pacchettino regalo, è molto molto carina. Allora, questo qua a prezzo intero costava 19,90. C'è uno sconto appunto del 50% e alla fine l'ho pagata 9,95. Allora, piccola comunicazione di servizio. Ve la dico qua adesso nel vlog perché altrimenti non avrei altro modo per dirvi le cose, per comunicarvele, perché Instagram ce l'avrei anche ma lo uso poco e niente. Non ho Facebook. Poi ho visto che qua su YouTube ci sarebbe la possibilità di scrivere comunicati, ho visto mettere foto, però penso che sia una cosa che possono fare solamente chi ha i 1000 iscritti. Poi non lo so perché queste cose tecniche di YouTube sinceramente non le conosco molto bene, non ci sto molto dietro sinceramente. Comunque detto ciò, tutto ciò per dirvi che da domani Andrea va in ferie. Quindi ci prendiamo un po' queste settimane per noi, va in ferie 3 settimane, rientra a fine agosto. Non sparirò dal canale, non è che dico ciao, ci rivediamo a settembre, questo no. L'unica cosa magari ecco, pubblicherò un po' meno, sarò un pochino meno attiva.
Nel senso, avete visto la programmazione più o meno è di 3 video a settimana. Generalmente pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì la mattina. Se riesco, ma quello è proprio difficile, metto un quarto video il sabato sempre la mattina, ma quello è proprio difficilissimo. Però ecco, generalmente sono 3 video a settimana. Ecco, magari in queste settimane ne vedete meno, può essere come 2 video, ma anche come un video a settimana. Le prendo un po' così come viene, ecco, se riesco a fare video le pubblico, altrimenti no. E niente, non andremo in vacanza. Ci siamo già stati, abbiamo fatto quei 4 giornetti all'Elba, quindi per quest'anno va bene così. E sicuramente magari andremo via dalla mattina alla sera, quindi magari se riesco vloggerò. E quindi niente, volevo dirvi solo questa cosa, se magari vedete meno video è per quello, Allora, quasi quasi mi faccio già la mascherina per i piedi che vi ho fatto vedere prima della Kiko, prima di pranzo. Me la faccio, tanto c'è scritto 10-15 minuti. Ecco qua i calzini. Allora, qui l'altra volta mi pareva che si potessero chiudere. C'era un cosino apposta che le teneva chiusi. Mentre questi qui rimangono aperti, vabbè. Comunque, sensazione molto piacevole, molto fresca. E vediamo un po'. Adesso aspettiamo 15 minuti. E a regola, una volta che si toglie il calzino, il piede dovrebbe risultare più morbido. Quanto dice la mascherina. C'è scritto maschera piedi monouso idratanti con estratto di aloe per piedi morbidi. Sono passati 15 minuti. L'ho lasciata in posa 15 minuti anziché 10 perché avevo i piedi particolarmente secchi, soprattutto nella zona del tallone. Ragazzi, provatela, se non l'avete provata, provatela perché è veramente strepitosa, mi è piaciuta tantissimo, promossa a pieni voti, mi ha lasciato i piedi super morbidi, super lisci, profumati perché è una profumazione veramente piacevolissima, mi piace tanto. Quindi sicuramente mi sa che la ricomprerò un'altra, prossima volta che sono nei dintorni di Kiko e niente, mi è piaciuta. Allora ragazzuole, io concludo qua questo vlog, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e vi auguro buone vacanze, buone ferie perché so che in tante andrete via ad agosto, quindi divertitevi, fatemi magari sapere qua sotto con un commento se vi va, dove andrete di bello, oppure se avete già fatto le vacanze dove siete state, che sono curiosa io per queste cose, oppure se state a casa, insomma fate voi se vi va, scrivetemi un po'. I commentini qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, lasciate un like ovviamente e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao a tutte!